2019, spero abbiate trascorso tutti un felice Capodanno, auguro a tutti voi un felice anno, un anno pieno di gioia e serenità soprattutto, lo auguro anche a me. Vi auguro un buon anno anche il mio amichetto unicorno che è sempre qui con me, morbido e simpatico, lo mettiamo accanto così ci fa compagnia. E, scusate la voce, sono molto molto raffreddata, questi sono i postumi del Capodanno, del mio vestirmi sempre abbastanza leggera, questa è insomma la mia punizione, infatti ho mal di gola, sono abbastanza raffreddata. Questo video è il video dei preferiti 2018, avrei dovuto farlo entro fine dicembre, siamo a 2, oggi è 2 gennaio, scusatemi, però... lo caricherò penso il 3 e il 4, però dovete perdonarmi e avete ragione, ovviamente arrivo sempre dopo, però l'importante è farcela, meglio tardi che mai. E appunto questo è il video dei preferiti del 2018. Come sapete non ho fatto chissà quanto, non ho acquistato chissà che cosa quest'anno per motivi miei, vi ho già spiegato. Maledizione, sarà un video difficile questo, però ci tenevo appunto a mostrarvi i miei preferiti 2018, non sono tantissimi, però insomma quello che ho utilizzato durante questo anno vorrei appunto mostrarvelo e parlarvene. Allora, partiamo innanzitutto dalla cosa che più ho utilizzato durante quest'anno e sono le maschere in tessuto, che non ho buttato perché volevo appunto tenerle, ricordare quelle che ho utilizzato. E sono tante, alcune le ho buttate in realtà, molte. Tra quelle che preferisco, che ho preferito di più, sono quelle di Tony Moly, che sono queste qui che vende Sephora. Ne ho provate diverse, a diverse proprietà, con le diverse proprietà. Avevo anche altre, vabbè, comunque sono queste qui, come sono abbastanza famose. Sono questa qui, all'avocado che ho provato, alla... dico sempre all'aloe e al pomodoro, ho provato anche quelle alle alghe, ne ho provate diverse, però ne ho provate anche altre. Ah, qui anche i contorno occhi sempre in tessuto di Tony Moly con il pandino, che sono anche molto buone. Poi ho provato anche queste qui che ho acquistato dalla parafarmacia da cui acquisto sempre prodotti, non so di quale marche siano, vabbè ce ne sono tantissime in giro. Poi anche queste qui non mi ricordo la marca, Rainbow, non mi ricordo, la Fair dovrebbe essere la marca, queste sono anche molto molto buone, sempre coreane, anche questa qui che mi hanno inviato una pagina Instagram tempo fa. Comunque ne ho provate diverse, alcune le ho cestinate, altre le ho conservate, le trovo molto molto comode, a differenza delle maschere classiche, perché le tenete su 20 minuti, un quarto d'ora, dopodiché la togliete, non dovete stare lì a lavarvi, a pulirvi, la trovo molto molto più comoda e anche più efficace, se devo dire la verità, mi piacciono molto. Mi sono strappata un capello, come ho fatto non lo so, mi piacciono molto e quindi io tra le maschere che preferisco sempre quelle in tessuto perché sono più gestibili, più comode, mi piacciono molto di più. Altre cose che ho preferito quest'anno è questo shampoo di Davines. Questo qui è lo shampoo e il body wash che ho utilizzato quest'estate, lo trovo fantastico perché è uno shampoo molto leggero, è anche un bagno doccia in realtà, oltre a shampoo è anche un bagno doccia, l'ho utilizzato io proprio prevalentemente per i capelli, lo trovo meraviglioso, è lo shampoo migliore che ho provato quest'anno perché essendo molto leggero non appesantisce il capello, ma comunque sentivo il capello pulito, idratato, morbido, setoso, fantastico. Infatti quando quest'estate lo ricomprerò, perché d'inverno utilizzo questo qui che è anche un altro shampoo che io adoro di Davines, che è lo shampoo anticaduta e che accelera appunto la ricrescita. Questi due sono i miei preferiti. Io utilizzo, diciamo, ultimamente utilizzo solamente questa linea di shampoo perché questa è la trovo una marca molto molto buona e d'inverno inizio a utilizzare questa qui, ne utilizzate diverse, anzi l'altra boccettina mi sta terminando, però penso di cambiare adesso perché insomma dopo un po' penso che sia giusto anche non abituare troppo il capello sempre agli stessi prodotti, però quest'estate utilizzerò sicuramente questo qui perché è meraviglioso, proprio perché è leggero ed estate, lavandoli spesso i capelli non vai a stressarli troppo. Questo qui penso che sia l'ideale.
Altro prodotto che ho utilizzato un sacco quest'anno sono i fondotinta di Essence. Non me l'aspettavo, ma sono questo qui, il Fresh and Fit Awake Makeup. È stato davvero un ottimo fondotinta. Ne ho appunto acquistati, terminati due, perché essendo un brand low cost, mi sono trovata bene, non me l'aspettavo. Proprio perché non mi dava l'effetto troppo pesante, ma abbastanza fresco sul viso, e l'ho trovato un ottimo fondotinta. Il prezzo, come sapete, Essence bassissimo, sicuramente penso di averlo pagato massimo 5 euro, a parte la confezione in vetro che non mi fa impazzire, come sapete, però tutto sommato è stato il fondotinta che ho riacquistato. Per averlo riacquistato significa che mi è piaciuto. L'avevo anche quasi dimenticato, perché l'avevo messo tra le cose terminate più utilizzate, perché avevo intenzione di fare questo video, e quindi mi sono resa conto di averne prese addirittura due, e ricordo insomma che mi è piaciuto un sacco, proprio perché copriva molto molto bene, ma comunque aveva l'effetto molto molto fresco sul viso, per niente appesantito, quindi molto bello. Ho utilizzato la colorazione 40 di entrambe le boccettine, perché penso di aver utilizzato questo inverno, cioè insomma l'inverno scorso. Altro prodotto che ho utilizzato tantissimo e che mi è piaciuto e mi ha soddisfatto un sacco è questo prodotto qui di Jouer, che è la linea coreana di Lierac, e sarebbe in realtà la linea diciamo bio, comunque senza siliconi, senza parabeni, di Lierac, ed è una BB cream questa qui, l'ho utilizzata quest'estate, infatti la colorazione è la colorazione un po' più scura. Mi è piaciuta un sacco, perché se avete chiaramente però la pelle troppo grassa non va bene, perché è molto idratante. Io d'estate tendo ad avere delle zone particolarmente secche, e devo dire che mi è piaciuta tantissimo, perché ha proprio un effetto crema, quindi super idratante, ma mi andava anche a coprire tanto, e mi piaceva un sacco l'effetto, perché mi dava l'effetto abbastanza luminoso sul viso, non troppo pesante, quindi questa cosa mi è piaciuta parecchio, e devo dire che mi ha soddisfatto. Questa linea di Jouer, io tra l'altro non pensavo fosse la linea coreana di Lierac, l'ho scoperto appunto quando me l'hanno proposto. Ho provato anche un campioncino di un gel di detergente, credo, e non mi è dispiaciuto. Questa qui intanto mi è piaciuta, quindi è stata la mia BB cream preferita del 2018, quindi super approvata, quindi top. Altro prodotto che ho utilizzato tantissimo quest'estate è quest'altra BB cream, la DD cream di Nuxe. Sta un attimino un po', vabbè, di Nuxe, che mi è piaciuta un sacco anche lei, però tra le due, se dovessi scegliere, scelgo lei, perché questa qui, nonostante io d'estate abbia comunque delle zone secche, andava secondo me troppo a crearmi un po' di lucido sul viso. L'effetto iniziale mi piaceva un sacco, perché mi uniformava il viso, me lo idratava bene, però dopo un po' di ore, secondo me, faceva venire fuori un po' il lucido in eccesso. Però questa qui non mi è dispiaciuta per niente. Per quanto riguarda invece i mascara che ho utilizzato di più sono questi due. Vabbè, adesso sto utilizzando quello, il Better Than Sex, però insomma l'ho acquistato da poco, quindi vi parlo di quello che ho utilizzato più durante l'anno e i preferiti. È questo qui di Maybelline, che tra l'altro si è un attimino consumata questa parte qui, ed è il Total, non mi ricordo il nome, comunque il packaging dovrebbe aiutarvi a capire quale sia, ed è un mascara che mi è piaciuto un sacco, perché lo scovolino è quello che più, è uno di quegli scovolini che mi piace, perché non è in silicone ma è lo scovolino classico, e mi è piaciuto tantissimo, perché mi faceva le unghie super lunghe, super incurvate, e l'ho trovato il migliore mascara del 2018, insieme a questo di Chanel che ho terminato durante l'anno, che è il Le Volume Noir dovrebbe essere, che è anche molto molto buono, perché è un mascara super 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 nero. Questo qui invece è lo scovolino più cicciotto, ma in silicone. Se non amate gli scovolini in silicone potrebbe non piacervi, però l'effetto di questo qui è... vi separa benissimo le ciglia. Da questo qui vi devo dire la verità, le volumizza un sacco e le incurva un sacco e le allunga tanto. Questo qui invece le districa molto molto bene, questo di Chanel, e le allunga tantissimo.
o volumizzandole anche parecchio. Quindi questi due sono i preferiti, i mascara preferiti del 2018. Altri preferiti, vabbè, sapete già il correttore di Clarin, meraviglioso, che non mi è ancora terminato, lo sto utilizzando da un sacco e c'è ancora, viene ancora fuori del prodotto nonostante io sia convinta che sia terminato, ma non è terminato, quindi continuerò ad utilizzarlo finché non finisce, fino alla fine, ed è un correttore meraviglioso, io lo utilizzo come un... contorno, non come contorno occhi, lo utilizzo per illuminare il contorno occhi ed è fantastico perché non va nelle pieghette, anzi addirittura in realtà uno degli effetti che dovrebbe dare questo mascara è anche andare a rimpolpare e a levigare il contorno occhi, quindi a riempire magari le lunghette d'espressione ed è fantastico, è uno dei correttori, dei pochi correttori che non mi va a segnare il contorno occhi, è top davvero, fantastico, è meraviglioso, è scomodo alla confezione perché viene fuori tantissimo prodotto secondo me, però è uno dei migliori correttori che io abbia mai provato insieme a quello di MAC, non ricordo il nome, comunque quello in vetro, non mi ricordo benissimo come si chiama. Altri prodotti che mi sono piaciuti sono questi due prodotti di Huda Beauty, che sono uno che sono entrambi illuminanti ed è sono le versioni mini size. Questo qui è lo Star Track, che è illuminante, e poi quest'altro che è illuminante, che io utilizzo come ombretto, ed è il Cinnamon, che è un po' più gold, un po' più dorato. Sono molto molto buoni perché sono comodissimi da utilizzare, sono l'effetto dell'illuminante è meraviglioso, super wow. Li ho comprati per caso perché ero da Sephora, li ho trovati davanti alla casa e dove li provo perché vorrei solo per restare al passo, per fare la figa e avere i prodotti di Huda Beauty, però insomma mi ci sono trovata molto molto bene, sono davvero molto 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 buoni, tra l'altro comodissimi anche da portare in viaggio nei beauty, li trovo super versatili e super buoni, li ho trovati stracomodi. Altro prodotto utilizzatissimo da me quest'anno è questa cipria di Chanel di cui vi ho già parlato diverse volte, la Poudre Universelle, ed è molto 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 buona. Vi ho già detto che insomma costa un pozzo di soldi, però c'è ancora, infatti adesso non la sto utilizzando perché secondo me è troppo scura come cipria, come vedete, e la utilizzerò quest'estate. L'ho utilizzata anche come fondotinta quando non volevo truccare e mettere prodotti liquidi, l'ho utilizzata anche come cipria, devo dire che fa il suo dovere perfettamente perché va a coprire molto molto bene e mi dà quella pelle setosissima sul viso, è fantastica. Adesso non la sto utilizzando proprio perché è troppo scura secondo me e sto utilizzando un'altra cipria, però questa qui è meravigliosa, la utilizzerò sicuramente l'estate prossima, e anche come base, quindi come fondotinta minerale va benissimo perché copre molto bene e l'effetto della pelle è davvero bella perché quasi la pelle di porcellana, ed è molto 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 bella e dura un sacco e non vi lucidate mai con questa cipria. Poi altri prodotti utilizzati quest'anno, sapete già, sono i prodotti di Diego Dalla Palma, sono sia l'eyeliner che il pot per le sopracciglia, tra l'altro interminabili, ho paura solo che si secchi l'eyeliner, però insomma per adesso continua ad essere vivo, li utilizzo tutti i giorni, questi sono i prodotti che io ogni giorno utilizzo, soprattutto quello per le sopracciglia, non faccio a meno dei prodotti per le sopracciglia, però c'è ancora perché serve davvero pochissimo prodotto e li trovo fantastici, una scrivenza pazzesca, anche dopo tante ore le sopracciglia, a parte che tutti pensano che io abbia le sopracciglia tatuate. Io in realtà le mie sopracciglia sono abbastanza piene, nel senso che ho dei vuoti solamente all'inizio, poi comunque sono abbastanza folte di mio le sopracciglia. Tutti pensano che siano tatuate, invece utilizzo insomma questo qui. E proprio perché dopo diverse ore mi rimangono comunque lì, ferme, non va via un minimo di colore, non dà quell'effetto di ciglia disegnate, sopracciglia disegnate, quindi io questo prodotto lo adoro, lo ricomprerò sicuramente quando mi terminerà perché fino ad ora è quello che più mi è piaciuto in assoluto come prodotto per sopracciglia. Lo stesso modo l'eyeliner, io insomma con l'eyeliner un pochino mi trovo abbastanza bene quasi con tutti, un altro che mi è piaciuto un sacco è stato quello di Kiko, un altro quello di Puff, quindi generalmente con questa tipologia di eyeliner io mi trovo molto bene, a differenza di quelli in penna che non le so usare, e invece i prodotti nel pottino sì, non so come mai.
Altri prodotti che ho adorato quest'anno per labbra sono queste matite di Essence, in questa versione qui, che penso facciano ancora. Io ho le colorazioni 07 Thank You Very Much, Fucsia Bella e Rosewood Hike, e sono fantastiche perché sono delle matite ma non sono per niente secche, io le utilizzo come dei rossetti e sono fantastiche. Le colorazioni sono abbastanza sul rosa, questo qui è un nudo, questo è un rosa un po' più sul fucsia, questo qui è un berry ed è anche bellissimo questo qui, ma mi piacciono perché sono molto idratanti, pur essendo delle matite che tendenzialmente vanno messe come base per poi metterci il rossetto sopra, comunque tendono ad essere molto secche, tipo anche quelle di Nieve sono molto molto belle, però vanno comunque idratate e dopo un po' seccano. Queste qui no, sono dei rossetti per quanto mi riguarda, io li utilizzo come rossetti e sono veramente molto 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 valide, anche per il prezzo che hanno sono secondo me tra i prodotti migliori di Essence. Penso li facciano ancora, non voglio dire cagate, però penso li facciano ancora. Altro prodotto per labbra è questo qui, che in realtà l'ho acquistato nella mia estetista, non so dirvi, la marca è Elixir, non so se si vede, comunque eccolo qui, ed è un lucido rossetto, un rossetto, diciamo, sì, non è neanche una tinta labbra, è un rossetto, una tinta labbra di questo colore molto molto bello. In realtà è un po' più scuro sulle labbra perché è troppo aranciato, diciamo, mi sembra dal video troppo aranciato, ma non lo è. L'effetto sulle labbra è bellissimo, non è neanche troppo opaco, cioè l'effetto è matte ma non è secco, quindi comunque dà l'impressione di rossetto confortevole, e mi è piaciuto, cioè mi piace un sacco, lo utilizzo tantissimo. Soprattutto da giorno è comodo da applicare, anche lo scovolino è molto molto comodo perché non so se riuscite a vederlo, è un po' obliquo ed è facile da applicare anche senza specchio, è semplicissimo, e la colorazione è la Safety Line, sì, dovrebbe essere, hanno la numero 334. Io non conoscevo questa marca, però l'ho vista la mia estetista, ho detto hai un rossetto spettacolare, e me l'ha procurato ed è davvero molto bello. Sembrerebbe anche leggermente glitteroso, ma non lo è, perché io odio i rossetti con i glitter, ma non lo è, è solo un effetto che sembra dall'esterno del packaging, ma in realtà no, ed è davvero molto 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 bello. Tra l'altro io l'utilizzo con la matita di Essence, questa qui, la 05 Rosewood Hike, e poi ci applico questa qui come sopra la matita. Altro prodotto davvero che sto amando un sacco, che ho da meno tempo, però ve ne ho già parlato, ed è il rossetto di Diego Dalla Palma, ed è il numero 205 della linea Nudissimo, ed è questo qui, ed è un rossetto stupendo, cioè un sacco di gente mi ha chiesto che rossetto io avessi, ed è bellissimo. Avevo detto che mi sembrava anche che si seccasse, ho detto una cazzata, scusate il termine, nel senso che è bugia, nel senso, mi sembrava così, ma in realtà è un sacco confortevole ed è proprio bello, è bello bello, cioè sono proprio la colorazione che a me piace tantissimo come rossetti. Io utilizzo tanto 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 queste colorazioni nude perché sono bellissime. Questo qui è bellissimo, cioè oltre ad essere il colore bello, è proprio la qualità del rossetto che a me piace un sacco, perché è matte ma non è secco, quindi è fondamentale per me. Oddio, comunque la mia voce, io spero insomma che non renda proprio super nasale in video, però. Altro prodotto utilizzato è questo fissante per trucco di Nuxe, e in realtà me l'hanno regalato quando ho fatto un po' di acquisti in farmacia e mi sono trovata anche molto bene, ne è rimasto poco di prodotto all'interno, però l'ho utilizzato un sacco. Io non credo molto nei fissanti per trucco, negli spray fissanti, ecco, però devo dire che questo qui mi è piaciuto perché oltre a darmi l'effetto fresco sul viso, oltre ad avere il profumo alle rose che io adoro, voi sapete, secondo me quando utilizzo questo qui il trucco mi dura davvero molto di più, tipo soprattutto il fondotinta troppo idratanti me li fa lucidare molto meno e mi tiene secondo me il trucco molto più fermo, e mi piace un sacco, oltre a rinfrescarmi il viso, mi piace, tipo a volte l'ho utilizzato anche appena sveglia, dopo aver lavato, detersi il viso, messo la crema, a volte ho utilizzato anche questo qui perché non so, mi dava quella sensazione di fresco, ma non so perché, quindi l'ho utilizzato un sacco ed è davvero davvero ottimo è stato.
Altro prodotto strautilizzato, sapete che l'ho utilizzato un sacco di volte, ve ne ho parlato un sacco di volte, il detergente di La Roche-Posay, l'Effaclar, e adesso infatti ne sto utilizzando un altro, l'ennesimo, però quello nella versione del tipo con il dosatore, invece che questo qui, perché lo trovo più scomodo, perché non so perché, secondo me, ha qualche problema, un difetto, secondo me, nel dosaggio, questa versione qui, ed è fantastico, sapete già, è il mio preferito in assoluto, il gel detergente che io utilizzo da sempre, da anni, ed è secondo me uno dei migliori in assoluto. Altro prodotto che sto utilizzando da poco ma che mi sta piacendo un sacco è il correttore di Benefit, che è questo qui nella versione il Boing WhatsApp, ed è la versione mini size. Come vedete, io ve ne ho già parlato quando l'avevo acquistato, praticamente la parte del correttore l'ho quasi terminata, questo qui invece è illuminante. Io mi sono trovata benissimo con questo correttore perché, pur essendo in crema, e quindi avevo paura che fosse troppo secco per il mio contorno occhi, che è molto secco, devo dire la verità, non è così, anzi, mi dà proprio l'effetto contorno occhi disteso, non va nelle pieghette. È un altro dei correttori che insieme a lui mi ha dato un sacco di soddisfazione, e anche il suo illuminante, che come potete vedere a differenza del correttore ho utilizzato meno, però il correttore è davvero fantastico. Penso di prendere anche la versione normale piuttosto che la mini taglia, perché è stata davvero una scoperta questo qui, non me l'aspettavo. Ho preso appunto questa versione qui perché comunque anche la mini taglia l'ho pagata tanto, 20 euro credo, la versione grande in full size penso costi sulle 30, però per paura che non mi piacesse, perché è comunque un prodotto che costicchia e che mi deve essere comunque valido, almeno il correttore, io sui correttori, sui fondotinta devo spendere un sacco di soldi, sono disposta, però devono essere validi, e questo qui devo dire che è stato veramente una bella scoperta. Penso di aver terminato. Come vi ho detto, non sono stati tantissimi i prodotti utilizzati, o comunque li avevate già visti in altri video, proprio perché ho fatto pochi video quest'anno, però ci tenevo a farveli vedere. Spero che quest'anno, insomma, spero di provare molti più prodotti, di testare molte più cose, di poter parlare con voi di tante cose nuove. Iniziamo questo 2019 con i buoni propositi e nulla, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao.